problema è come strutturare l'innovazione. Noi si pensa in Italia che l'innovazione sia lasciata a caso, no? O all'ispirazione di un soggetto che si sveglia e tira fuori qualche idea. In realtà si può strutturare, si può alimentare. Esistono però delle tecniche per diventare più creativi, così come esistono degli strumenti aziendali che consentono di rendere l'azienda più innovativa. Allora, in realtà la tecnologia ci ha, e l'innovazione ci ha cambiato il modo di vivere. Alcune volte in meglio, alcune volte in peggio, però ci ha cambiato il modo di vivere. Che cos'è l'innovazione? L'innovazione è due cose, fondamentalmente due cose. Gli americani, che sono semplici, dicono innovation uguale creativity moltiplicato execution. Ma se io ho un'idea mediocre, da 5, realizzata in maniera mediocre, da 5, ho 25. Meglio, buone idee. O idee mediocri, ben realizzate, perché 5 per un'ottima realizzazione fa 50, 5 per 10, piuttosto che un'idea geniale realizzata male. Allora, non pensiamo romanticamente che l'innovazione sia solo la creatività, ma non pensiamo che non ci sia un elemento di creatività. È chiaro che io posso lavorare su entrambi. Di qua, Thomas Alva Edison era famoso perché diceva 1% is inspiration, 99% is perspiration. Cioè capacità di realizzazione, no? Paul Valéry diceva molto più bello, il primo verso viene da Dio, basta, tutto il resto no però. Allora, il primo verso viene da Dio. Allora, se io voglio, devo avere una grande capacità di execution, ma esistono strumenti e metodologie che possono garantire l'execution. Così come esistono strumenti e tecniche che garantiscono la creatività. Tutti possono essere creativi. Le aziende possono cambiare il loro DNA per diventare più brave sulla creatività e più brave sull'execution, con degli strumenti. Prossima slide. L'execution, qui se mettete anche la musica vi rendete un po' conto. Questo tipo qua si chiama Glenn Gould. Chi è Glenn Gould? È un tipo che a 20 anni ha un'idea. Deve rendere Bach bello, stante lo stesso spartito, ma su strumenti che Bach non aveva. Non aveva il pianoforte Bach. No? Bach suonava il cembalo, scriveva per cembalo e organo. Allora lui dice, io ho un pianoforte che ha nuove modalità espressive, devo rendere la tecnica di Bach estremizzata, ma con l'espressività. Fa un'incisione per Sony a 21 anni e diventa un genio assoluto. Più grande concertista che abbia mai seguito Bach. Le lezioni dalle aziende innovative. Prima, l'innovazione non è un'attività occasionale, ma è continua. Seconda, l'innovazione è strutturata con un processo codificato. Terza, l'innovazione è gestita con un team ad hoc, quanti hanno un Chief Innovation Officer, che fa solo quello e che ha dei Key Performance Innovation Indexes, su cui è pagato e valutato. Quante aziende hanno strumenti ad hoc per l'innovazione e tecniche per gestirli? Per esempio, il brainstorming è uno strumento, ci sono circa 50 tecniche per gestirli. Il migliore incentivo per gli innovatori è la visibilità e la meritocrazia. Oggi, quanti di voi nelle vostre aziende hanno un pulsante per cui chiunque abbia un'idea può mandarla direttamente al top manager di riferimento di quell'area, avendo la certezza A, di essere riconosciuto come l'autore di quell'idea, B, che quella paternità gli viene riconosciuta interaziendalmente, C, che quell'idea verrà valutata, D, che a fronte di quell'idea, se viene realizzata, lui ha un percorso di carriera più veloce e più rapido, E, che nessun diventa dirigente se non ha o ipotizzato o concettualizzato o lanciato un'idea innovativa. E qui chiudo, e con una personale definizione di innovazione che ho fregato al direttore generale di IDEO, Diego Rodriguez, che dice l'innovazione è l'atto di creazione di un mondo migliore a cui vorrei appartenere. Ogni nuova idea che si realizza e si concretizza e che rende più bello, più utile, migliore il mondo a cui noi apparteniamo è in fondo un'idea veramente innovativa.